Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Prima di iniziare vi ricordo che nel mio canale YouTube è aperto un giveaway e ne è aperto un altro anche sul mio profilo Instagram. Trovate nell'info box il link di quel video e anche il link del mio Instagram. Allora, questo è un aggiornamento sul progetto smaltimento makeup. Vi avevo fatto poco tempo fa un aggiornamento, ma siccome ad anno nuovo vorrei cambiare completamente il progetto smaltimento makeup e farne uno anche diverso, sia con prodotti diversi ma anche come tipologia, proprio tutta un'altra cosa, quindi volevo farvi vedere dove ero rimasta con i vari prodotti e per fare un po' un punto della situazione e andare avanti. Sono stata male in questo mese, tra l'altro anche ora non sto bene, quindi mi sono truccata poco, devo essere sincera. Questa cosa non mi ha dato la possibilità di smaltire molto velocemente le cose. Comunque, allora, intanto questo blush di Wet n Wild sta andando avanti sempre di più. Vi lascio anche la foto della situazione dell'ultimo progetto smaltimento, così si può vedere la differenza. Non ne posso veramente più, ma lo voglio finire, proprio me lo voglio togliere di giro e non voglio vederlo mai più, però l'ho utilizzato parecchio. Poi ho utilizzato parecchio anche l'illuminante di Essence, anche se qua si continua a non vedere un accenno di buchino, niente, però anche questo l'ho utilizzato molto, soprattutto sotto le feste. Questo qua è praticamente finito, lo sto scavando con il pennellino con il dito, ma lo sto anche scintillinando. Non si trova più, è un vecchio correttore della Essence, ottimo, veramente ottimo. Poi non ho mai utilizzato la nebbia fissante di Neve. Ho messo sulle labbra questo qua che era del progetto smaltimento del matitone puro bio, il numero non lo trovo mai, 16 è quello che indosso adesso, l'ho utilizzato questa volta qua e basta. Avevo inserito il blush di puro bio, non l'ho mai usato perché volevo a tutti i costi cercare di finire l'altro di Wet n Wild prima della fine dell'anno, ma non ci sono riuscita. Comunque vabbè, niente. Poi ho utilizzato svariate volte questo qua che è il Long Lasting Stick di Kiko, un ombretto che a me piace molto, lo sto utilizzando mettendolo sul dito e poi applicandolo appunto sulle palpebre, mi piace, ce l'ho indosso anche adesso ma mi sa che non si vedrà più. Poi ho utilizzato tantissimo il Pupa Vamp e credo che sia quasi al termine, quindi lo vedrete poi la prossima volta nei prodotti finiti, credo. Ho utilizzato diverse volte il rossetto della Avril, a me piace tantissimo questo rossetto, me l'avete visto indossare in molti video, e invece quello di Neo Bio non l'ho mai utilizzato. La terra mai utilizzata, quella di Yves Rocher forse l'avrò utilizzato una volta, ma niente di che. Poi ho utilizzato molte volte il matitone correttore di puro bio, questo qua che era la colorazione 18, mi piace moltissimo, lo metto nel dito e poi lo vado ad applicare. Mai utilizzato vino di Neve Cosmetics e mai utilizzato quest'altra matita sempre di Neve Cosmetics, mentre la matita di La Vera, la 01, mi piace molto, l'ho utilizzata svariate volte. Utilizzato un paio di volte questa qua di Benecos, ma non tantissimo. Ho utilizzato invece tanto questo qua che è il rossetto di Nabla ed è la colorazione ombre rose, che a me piace molto, questo l'ho utilizzato veramente spesso. La cipria al verde non l'ho mai utilizzata. Continuo a utilizzare sempre invece la cipria di Catrice, che ancora non si vede il buco, l'ho anche un po' sporcata con il pennello. Comunque mi piace tantissimo, ma niente, non si consuma, però è ottima, veramente buonissima. Mai utilizzato quello di MAC, mai utilizzato il correttore Sebo Vegetal perché non
sono troppo chiara. Ho utilizzato invece diverse volte il Too Faced, questo qua che è il primer per gli occhi, ma ancora ce n'è. Anche lucida labbra di Benecos l'ho utilizzato solo un paio di volte, mentre i quattro prodotti che avevo utilizzato, che avevo messo da testare per vedere se mi stavano bene i colori, non li ho mai toccati, quindi verranno testati in questo periodo. Quindi questo era un po' il veloce aggiornamento. Ho voluto farlo perché alcuni prodotti verranno tolti da questo progetto smaltimento, ne verranno inseriti altri. Vorrei il prossimo anno finire 20 prodotti, quindi 20 nel 2020 sarà appunto il nuovo smaltimento makeup, il nuovo progetto di smaltimento makeup, però volevo un attimo far vedere appunto a che punto era arrivata, in modo che insomma possiamo salutare insieme alcuni prodotti, perché non ne posso più. E niente, fatemi sapere se voi avete finito qualcosa o se anche voi fate questo progetto, anche se non avete un canale YouTube. Io vi saluto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!